Vito Intini, presidente dell'ONAV. È una bella giornata. Innanzitutto terminiamo il 42esimo corso e le ricordo, presidente, che è uno dei più numerosi d'Italia. Ma io volevo sentire qualcos'altro da lei. L'ONAV ha tante novità in serbo, non ultimo quello della consulta. Beh sì, indubbiamente direi un inizio di anno molto proficuo, molto attivo, un inizio di attività molto, devo dire, con un grande fermento. Tra le molte cose, oltre naturalmente a progredire nella quantità di corsi che facciamo e anche ad avere numeri di iscritti che continuano a crescere, questa novità della consulta del vino italiano è una realtà di cui siamo molto fieri, molto orgogliosi, che abbiamo pensata, valutata, abbiamo lavorato molto perché questa potesse realizzarsi. E diciamo che siamo riusciti a mettere davanti a un tavolo molte persone, intorno a un tavolo a discutere, e oggi abbiamo costituito un'associazione di 9 grandi associazioni italiane che stanno già anche aumentando, tra l'altro, ma ufficialmente non possiamo ancora dirlo, che hanno un obiettivo comune, quello di cominciare a parlare della cultura del vino italiano a livello scolastico, formativo, tutti insieme, per cercare di arginare il calo dei consumi, un argomento che non so se avete visto gli ultimi dati, ma è ancora in continua, purtroppo, progressione. Quindi fermare il calo dei consumi, rendere il vino un prodotto di consumo, non dico ancora quotidiano, ma sicuramente non occasionale come sta diventando, avvicinarlo al mondo dei giovani, portarlo nel mondo del concetto del bere consapevole, avvicinare i giovani a un concetto di vino come bevanda che si rapporta col territorio, con la cultura del nostro mondo, cosa che purtroppo si stava perdendo. L'ONAV ha anche un nuovo corso, il premio dell'aforisma, o meglio aforisma o... Beh, volevamo rendere l'ONAV, vogliamo rendere l'ONAV più visibile, più internazionale, quindi abbiamo bisogno di dargli comunque una connotazione che, pur mantenendo la tradizione, il nostro nome ONAV, abbia in sé una iniziativa, un aforisma, una parte di messaggio che sia nuovo, innovativo. Quale maniera migliore che chiedere ai nostri soci o agli italiani che si occupano di vino? Abbiamo fatto questo grande concorso, il 15 di luglio andremo a leggere quali delle oltre 100 proposte saranno quelle da valutare, e speriamo che ci aiutino a essere più veloci, anche più conosciuti e più noti e più internazionali.